Buongiorno cari amici, oggi due video, o forse tre, non lo so, in immediato devo ancora pensarci. Questo che riguarda la fase 2 è quello per rispondere al progetto lavoro, come sta evolvendo, e qualcuno mi ha chiesto come potete supportarlo, ve lo spiegherò in quel video. Fase 2 scatta da oggi, teoricamente, l'inizio delle comunicazioni che possono essere telefoniche, via messaggio o via mail, da parte dei centri per l'impiego per presentarsi ai navigator. Sono gli appuntamenti e non viene detto vieni entro un'ora, vieni entro due, no. Vengono fissati dei giorni di appuntamento e voi dovete presentarvi. Se non potete presentarvi, dovete fornire una giustificazione credibile. Non del tipo mi fa male il tallone, non posso uscire di casa. Ecco, uno può avere dei motivi, ma devono essere motivi sensati, se no sono un po' della... Perché se non vi presentate 3 volte, siete fregati, vi tolgono il reddito e non lo ribeccate più. È nel contratto di governo, e nella stesura del decreto legge che attiva il reddito di cittadinanza. Non presentarsi comporta la prima volta la perdita del reddito per 1 mese, la seconda volta la perdita del reddito per 2 mesi, la terza volta la revoca del reddito. Quindi non è vantaggioso farlo. Il fatto è che, sto facendo adesso il video perché dopo andrò a sentire all'ufficio di collocamento qua e poi quello di Piacenza, quindi l'ho di Piacenza, come sono messi, perché stamattina alle 8:30 ho chiamato una persona che lavora lì, mi ha detto che boh, io e il navigator li aspettano, forse non lo sanno, non sanno neanche loro se arriveranno oggi in giornata, non sanno neanche loro come farli lavorare perché sembra che il sito che dovrebbe consentire alle aziende la registrazione non sia ancora funzionante, ve l'avevo detto in un altro video, ma sembra che in questo periodo nessuno ci abbia messo mano, non si parla di politica o altro, qui si parla di meccanica, cioè il sito non funziona, chiami un tecnico del software e gli fai creare il sito, gli fai modificare il sito, comunque lo fai diventare funzionante. Boh, queste cose banali da meccanico, se a voi si rompe la macchina da chi andate? Dal meccanico. Queste sono cose, non funziona una cosa, vai dal meccanico, in questo caso vai dall'informatico, ma sembra che sia una cosa complicata, non lo so. Comunque la procedura è questa, venite chiamati. Vi verranno offerte 3 possibilità di lavoro. Una, scusate, ma una a distanza vicina, una a media distanza, una su tutto il territorio italiano. Non verrete chiamati tutti, questo ve lo dico già adesso, scusate, ma la faccio scaricare la chiamata. Non verrete chiamati tutti adesso perché una parte di voi è già automaticamente esentata dalla sottoscrizione del patto per il lavoro, ma sottoscriverà il patto per l'inclusione, che è lo stesso che esisteva per il REI, cioè la creazione di un percorso di reinserimento nel campo lavorativo attraverso stage, attraverso corsi. Però anche in questo caso bisognerà vedere. Se la cosa è fattibile o no, nel senso che questo tipo di contratto, scusate, ma sono persone che non capiscono che, vabbè, non hanno rispetto per gli orari. Stavo dicendo, bisogna vedere se poi, visto che la cosa dipenderà dagli assistenti sociali, la cosa funzionerà come funzionava per il REI, cioè gli assistenti segnalavano un determinato numero di persone abili per poter essere inseriti in determinati posti di lavoro, e poi toccava ai consulenti della provincia assegnare queste persone. Il funzionamento bene o male era quello. Non so se funzionerà allo stesso modo. Non si sa ancora niente per le famose ore di lavoro socialmente utili di cui hanno parlato, perché non se ne sa proprio niente. La cosa, anche questa, dipende dai comuni. E boh, vedremo. Io vi dico solo di non di stare lì, di
di essere pronti, ma non fate venire l'ansia se non vi chiamano subito, perché io dubito che già oggi ci saranno delle chiamate. Se ci sono è tanta grazia, perché vuol dire che si sono smossi, ma ne dubito, perché comunque mettetevi un attimo anche nei panni dei navigator, a prescindere da tutto, questi arrivano lì il primo giorno, non è che il primo giorno sono già pronti, devono anche consultare, vedere la documentazione, gli elenchi, tutto. Ci sono un sacco di cose da fare che non sono state ancora fatte, che andranno fatte in questi giorni. La cosa importante è che questa cosa non c'entra niente, niente con il problema del governo. Il reddito di cittadinanza, la fase 1 e la fase 2, anche se incomplete in alcuni decreti, sono già state autorizzate. Questa procedura va avanti comunque, a prescindere che ci sia un governo o che si vada alle elezioni. Non si può cancellare dall'oggi al domani. E io spero onestamente, se Zingaretti non si è fumato l'infumabile, la sua idea di dare una sistemata proprio alla fase 2, ed serve una sistemata tecnica, non sarebbe stupida. Quindi state attenti, controllate le telefonate, i messaggi, le mail, controllate, però non fatevi prendere dall'ansia. Probabilmente vi telefoneranno comunque, ve lo dico perché è più logico. Non fatevi prendere dall'ansia, non mi hanno chiamato, potrebbero volerci anche delle settimane prima di essere chiamati. E soprattutto per la Campania, che è la regione col più alto numero di percettori di reddito di cittadinanza, rimane il problema dei navigator che non sono operativi. Io non so se i centri per l'impiego agiranno in autonomia o resterà tutto fermo. Lì sto cercando di capire bene come si regoleranno, perché lì è un problema prettamente politico che ha finito per cadere su un problema tecnico. Bon, io adesso vi lascio per la questione navigator, ho detto, era una cosa abbastanza semplice, ma ve ne riparlerò in questi giorni quando avrò ancora più informazioni. Il video successivo vi spiega invece il progetto lavoro e come potete sostenerlo. Buona giornata!